Anna Falchi ripensa al passato. Mia madre è stata tanto severa con me. Scritto da Alessio Cimino. L'ottobre 29, 2023, in Personaggi TV. Foto Anna Falchi TG1. I fatti vostri. La conduttrice ha rivelato che sua madre è stata severa. Anna Falchi ha rilasciato un'interessante intervista sull'ultimo numero del magazine Nuovo. Ed in questa circostanza ha parlato non solo del suo lavoro in TV al fianco di Tiberio Timperi, ma anche della sua vita privata. A tal proposito, alla domanda se in passato è stata o meno un'adolescente ribelle, ha risposto affermativamente, aggiungendo comunque che sua madre è stata sempre severa nei suoi confronti. Sì, lo sono stata perché mia madre, dato che mio padre aveva abbandonato la famiglia, era piuttosto severa con me. Ha poi dichiarato che adesso che a sua volta è madre cerca di non essere severa con sua figlia, anche se vuole responsabilizzarla. Anna Falchi spera che la figlia non lavori nel mondo dello spettacolo. Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto alla conduttrice dei Fatti Vostri se spera che sua figlia segua la sua strada lavorando nel mondo dello spettacolo e della televisione. E la presentatrice del secondo canale Rai, la quale giorni fa è rimasta di sasso in diretta per un tutorial finito non troppo bene, ha risposto negativamente, non facendo mistero di voler spronare in tutti i modi la figlia a fare altro. Spero di no. La spronerò a fare altro. La Falchi ha poi rivelato di credere che la strada migliore per sua figlia sia quella della moda. La vedo molto più giusta per quel mondo. Meglio indossatrice che influencer. La presentatrice è alla ricerca del compagno della vita. Anna Falchi al magazine Nuovo ha poi rivelato di essere al momento single e di non star male da sola onestamente. Dopo due storie una dietro l'altra, c'è bisogno di fermarsi a riflettere, magari il prossimo sarà quello giusto. A questo punto la giornalista al settimanale di gossip diretto da Riccardo Signoretti ha chiesto se crede quindi ancora nell'amore, nonostante abbia avuto due delusioni belle grandi. E la presentatrice ha risposto affermativamente, anche se un po' meno nella definizione della coppia in sé. Credo che nell'amore finché dura, ma un po' meno nella coppia, eppure, nonostante tutto, cerco ancora la favola con il principe azzurro. Quest'anno la conduttrice dei Fatti Vostri ha infatti passato le vacanze estive solo con la figlia Alissa, avuta dalla storia d'amore con l'imprenditore di origini romagnole Danny Montesi. E chissà se il prossimo anno sarà invece nuovamente accompagnata. Al momento dice di essere single. Ma il futuro si sa, è sempre imprevedibile.